Salve a tutti, benvenuti a montare questa serie su eSport FC24 con il nostro Puzza. Siamo a punteggio pieno il campionato. L'andata però della Champions, del Premier League Champions, l'abbiamo persa. È una partita che ha avuto decisamente del surreale. Ora ci ritroviamo a fare quest'altra partita contro il Varta. Partita dovremmo giocare con decisamente con le seconde, magari anche terze linee. Siamo in grande condizione, guarda, solito le domande, cose. Vogliamo vincere, va bene. Io spero questa partita. Difficile dirlo. Va bene. Io spero questa partita di chiudere il prima possibile, per poi dedicarmi direttamente a quella partita lì. Allora, la partita al ritorno, il primo di Champions, diciamo abbastanza importante un po' per tutta la stagione, ecco. Ora andiamo a noi. Majčrak, poi Kovalčík, siamo Sulemana e Paperrizzo. Qua direi Bustos. E dove si trova Gomez è un pochino stanco, mettiamo Baran. Però un altro media non ce l'abbiamo. Proprio Gomez per forza. Va bene lo stesso. Ora, sulla difesa direi poco Vilar. Terzini, Alvarez da una parte e Lima dall'altra. Poi però adesso dobbiamo vedere anche per le riserve da portarci. Io direi Wilk, De Winter me lo porto qui. Poi direi Loskutovs, direi Villalibre, anche se Villalibre è stanco, ma vabbè, tanto comunque servirà. Allora, poi che altro possiamo fare? Che altro possiamo portare? No, Pavlovski per Parra. No, Pavlovski. Porto il Pavlo. Martinez qua al posto di Rizzo. Poi direi va bene così. Cerchiamo di chiuderla questa il prima possibile. Per poi da seguire sempre bellissimo quelle là, i cameraman senza telecamera. Meravigliosi di questo gioco. Ben trovati da parte vabbè, comunque, signore, ci siamo contro il Varta e niente, questa non va. Ora, dobbiamo cercare di vincere qua, ok, quello sempre, perché insomma, il campionato vorrei che riuscissimo a chiuderlo anche prima possibile. Se vinciamo tutto quasi, potremmo vincerlo abbastanza in fretta. Ora, tanto, vediamo, ora. Iepa, calcio d'angolo. Angolo Iepa. In mezzo. Calcio d'angolo battuto. Mai c'era che niente parata del portiere. Del Varta. Ora ci siamo. Baran. Per Alvarez. Alvarez. Va lui. Cross in mezzo. Niente. Tiro. Tira di no, imbattuto. C'è un po' di parapiglia, va bene lo stesso. Niente, ok. Tu va? No, quasi. No. Gara che mette di fronte il migliore, il peggior attacco del torneo. Una sorta di Davide contro Calma. Goliath. Calma. Tra l'altro, comunque, in ogni caso, a fine primo tempo, i cambi devo farli proprio per la centralità e l'importanza della Champions. Quindi, dovrò comunque farli determinati i cambi. Baran recupera il pallone per l'Iepa. Iepa. Pallone arretrato. Sulemana 1-0. E Ale, dai. Grande, bene Sulemana. 1-0. Camaldin la mette. Il gol dell'1-0. Bene così, signori. Bene così. Complice anche la distanza ravvicinata. Non era un gol. Bene così. Bene. Oh, attenzione. Se avesse sbagliato, staremmo parlando di un errore da matita rossa. Posso fischiare queste cose, eh?
Valcic. Bene, va bene, tranquillo, tranquillo. Michael Valcic. Per l'Iepa. Iepa. Lancio cerca, bello movimento Kovalcic, Kovalcic e Kovalcic, sono due. E secondo gol di Kovalcic, secondo gol. Kovalcic la mette 2-0. Si è sbloccata la partita, direi, signori. Direi se decisamente sbloccata la partita. Anzi, io molto sinceramente ve lo dico, io dovessi riuscire a fare determinati cambi anche prima della fine del primo tempo, li farei. Io non mettiamo sì, soprattutto queste partite così che non sono contro la squadra di vertice di campionato, vorrei non farvici perdere troppo tempo. Ora Sulaimana, non dico farvici, dico non tanto perdere tempo io, non farvi perdere troppo tempo voi a vederle. Ora Lima, però attenzione, grandissimo, ripartiamo per la squadra avversaria. Ripartiamo, però se Lima, però sto vedendo dello Shaolin Soccer, sto vedendo robe che non mi piacciono, che succede fuori gioco. Va bene, sì, va bene così. Pavliniak per Vilar, per Lima, Lima per Bustos, e Bustos e non Bustos, però Bustos protegge palla col corpo, non ci può andare cortesemente, ma no, si accentra, meno male, un gol che sembrava fatto, ma il pallone meno male, va bene, va bene. Ora Alvarez, Varan, andiamo per Alvarez in buona posizione. Ma invece no, va Majcerak il pallone, Majcerak a giro, niente, paravolta del portiere, va bene, va bene, ok, ma ok, la possiamo fare, calmi, stiamo non si, ecco il passaggio, e meno male, il portiere non ha dubbi, l'arbitro potrebbe riaprirsi la gara. Calcio di... buona tu. La direttrice di gara per la buona tu, Coco. Che combina. Cartellino, però, se sì, vabbè. Al suo posto avrei fatto lo stesso. Il calcio di rigore mi sembra un provvedimento, vabbè, più che sufficiente. Hanno l'occasione per dimezzare lo svantaggio. E la para Bartek. Sempre 2-0. Grande Bartek. Ripartiamo. Sulaimana. Oddio, uno si... vabbè, qua poi Iepa, no, Iepa adesso, Iepa, c'è posto l'attimo per il lancio, Camaldin, niente, fuori gioco, c'è la segnalazione dell'assistenza, c'avevo un momento in cui potevo fare il lancio, perso l'attimo per fare il lancio a, doveva darla prima, Pier, a Majcerak. Ok, adesso Sulaimana, Iepa, lancio lungo, Majcerak, bomberone, niente, bomberone, la spara addosso al portiere, ok, capita spesso di vedere qualcosa di simile, primo palo, incredibile, Pier, in mezzo, testa, niente, tiro, corre, parà, niente, il portiere, posso dire, o portiere sta salvando da una goleada, posso dirlo, direi che posso dirlo, ok, Vilar, Alvarez, Camaldin, sarebbe un po' fallo questo, sarebbe occhio perché ci sarà un cambio. Baran, cross in mezzo di Baran, niente, Sulaimana, ributtare in mezzo, niente, Alvarez ancora di testa, Majcerak, niente, ancora parata del portiere, tutte le sta pigliando tutti su qui, ok, di qua Valcic, Iepa, vabbè, dorme, tutto e ferma l'azione. Vabbè, calma. Ci sarà un minuto da recuperare, come indica. Piano, me lo dà il mediano, me lo dà. Oh, meno male, finalmente. Ma è un pa. Prima frazione. Ok, fisce primo tempo, 2-0. Di per sé la partita non sarebbe chiusa, ma è una partita che stiamo letteralmente dominando. Quindi direi, ora facciamo i cambi. Deve. Che tutta sta gente mi serve. Sulaimana, Loskutovs, Martinez,
Gomez per Bustos. Abbiamo fatto i 5 cambi. Sì, abbiamo fatti, va bene così. E riprendiamo. Avanti. 5 ecco, cambi fattici. Serviamo la squadra, i giocatori per la Champions. Più che altro i cambi, perché comunque sono tutti giocatori che potrei dover far entrare a partita in corso. Para Loskutovs. Per Baran. Alvarez. Alla ancora Loskutov che invece di inserirsi sbatte sul difensore avversario. Vabbè, Loskutov. Rossi in mezzo, niente. Calma. Ok. È arrivata la conferma da parte dell'Aston Villa dell'accordo. Attenzione. L'ultimo acquisto. Dopo le voci di qualcuno ci vuole andare cortesemente. Meno male Bartek. Un giocatore che può dare molto a questa squadra. Meno male Bartek, va bene. Che con le sue prestazioni in campo, eh. Andare via sta palla, vabbè. A posto. Lancio di qua. Potevo farlo prima. Va bene lo stesso. Lancio lungo per Wilk. Riconquista la palla. Siamo un po' fido. Ma ok. Calmi, siamo molto calmi. Molto calmi. Difende bene il pallone dalla pressione avversaria. No, niente, a posto però. Yeah, ok, vabbè. Si mola su questo tiro. Alva Martinez, vabbè, niente. Via libera. La libre palla per Wilk, va a Lima e per Villa Libre. Il pallone recuperato. Wilk dorme, calma, benissimo. Baran, ora Wilk di nuovo. Wilk lancio a cercare Villa Libre. C'è punizione. Palla però rispinta, un fallo di mano. Punizione. Vabbè, andiamo. Niente. Decisivo l'intervento qui. Calma. Vabbè, non stiamo. Che attenzione. Villa Libre. Niente. Si supera qui il portiere. Però era fuori gioco. Evidentemente era pure fuori gioco. Diciamo che attacco abbiamo un po' le polveri bagnate. Nel senso che sì, costruiamo tanto, ma realizziamo poco. Non è proprio un buon segno. Ma soprattutto in vista del ritorno. Per preliminare di Champions. Entra sul pallone. Calmi. Siamo molto calmi. Superata la metà campo. Non ci può andare cortesemente. Bene, Coco. Partiamo, Villa Libre. Villa Libre, che cosa. Vabbè. Io ho detto fa un passaggio. Vabbè. Lancio lungo a cercare Wilk. Per Villa Libre. E fa il trequartista. Loskutov, niente, parata del portiere. Vabbè, calma. Calma, 70esimo. Calmi. Azione però. No. Benissimo Alvarez. Prova da Loskutov, sbaglia il passaggio. Gol 2-1. 2-1. Accorcia il Varta. Accorcia il Varta. Accorcia il Varta. 2-1. Ok. Calmi ma concentrati. Di qua. Villa Libre. E Villa Libre sbaglia davanti al portiere. Era un bel passaggio quello che è stato dato. Villa Libre manca la porta. Che cavolo sta succedendo, signori? Perché ci stiamo mangiando tutti questi gol? Martinez. Palla recuperata per Wilk. Wilk. Lancio cerca Villa Libre. Sarebbe anche questo fallo di mano. Ecco, grazie. Ha fatto il muro. Fatto un muro tipo palla a volo. Insomma. Ora, di nuovo. Passaggio. Ok. Niente, qua non si riesce. Ok. Oh, calma. Calmi. Forse l'ultima chance. Siamo calmi. Alvarez. No. No. Ha trovato la forza di questo gol che dà il pareggio.
Pareggio Varta. Pareggio Varta. Sono riusciti a raggiungere il pari grazie a uno. Ah, vabbè. Purtroppo a volte prova a spezzare la parità, però niente. Sarebbe ovviamente di importanza clamorosa. Calma. Purtroppo quando si deve gestire un po' a far turnover, purtroppo bisogna mettere in conto anche cose del genere. Tra Vilar per Wilk, tentativo di chiusura. Martinez Lima Wilk, vabbè, un po' per i fatti suoi. Wilk tra Wilk per Martinez ancora. Palla all'Oskutovs, intercettata. Attenzione. Wilk non è proprio cosa, dire. Rompe la marcatura. Poteva pensare che Wilk non è finale per proprio cosa. E finisce qua 2-2. Mettiamo via due punti alla fine. Almeno come si diceva una volta per muovere la classifica. E a me comunque alla fine 5 vittorie, questa è la prima partita che non vinciamo in pareggio. Vabbè, alla fine vabbè, tanto importante non si perde, non si perdono troppi punti. Qua diciamo abbiamo fatto di allora la striscia va avanti, non mi frega niente a nessuno. Allora credo le etichette di favoriti e sfavoriti. Allora i ragazzi giocheranno meglio. Vabbè comunque questo porta a ok, pesce riparra, va bene, fammi vedere programma di crescita, riparra, piano di crescita e si è fermato già lì, benissimo, non cresce più a questo punto. Allora fai fare laterale difensivo, bene, e niente, va bene così. Ora poi fette trasferimento per Sanchez, Della non si vende, mentre arriva un'offerta anche per Loskutovs e Martinez, 10 milioni per Loskutovs, Martinez prestito un diritto di riscatto, mi servono entrambi. Giocatori mi servono. Allora Martina, scusi, vorrei dire, mi piace, sono convinto avremo, allora ti voglio in forma, però sarete seduto, ho fiducia in te, tranquillo Villa. Allora andiamo avanti, offerta Viktor Pavlovski, mi offrono 10 milioni per vino, ma non Gato, non posso venderli questi giocatori, non posso venderli, e vabbè, ok, ritirata offerta, va bene, sì, va bene. Ora avanti. Offerta per Pavlovski, Leszek Pavlovski, difensore centrale che intanto è diventato 76, cresce, sono cresce. Simon Malinowski, l'altro. La regia mi sfottano e non lo capisco, la reazione che non lo capisco, sono cose nostre, no? Comunque allora, ora conferenza stampa col Bodo Green, l'andata l'abbiamo incredibilmente persa 4-3, dobbiamo rimontare, ho fiducia nei miei giocatori, assolutamente sì. Questa è una partita senza storia, calmati, difficile dirlo, siamo calmi e tranquilli, dobbiamo ribaltare, stiamo costruendo una squadra vincente. Allora dai signori controlliamo qua, qualcuno un pochino più stanco ma va bene, signori pronti. C'è a ribaltare il risultato dell'andata fuori casa qua contro il Bodo Glimt.
Ora siamo in casa. L'atmosfera che si sta riscaldando. Iniziando con gol di vantaggio, si va ai supplementari. Un saluto a Piero Gipardo e Daniele Adani. Farcela prima. Attenzione, Bakayoko, Bakayoko, palla ribattuta. Niente, va bene, calma, calma. Loro si chiuderanno. Ma della serie saranno tutti dietro con quei 11 a braccetto sulla linea di porta. Sorrentino. Chiudere. No, Sorrentino. No, Sorrentino. Può segnare da lì. Respinge corto, palla Parra. Parra, riparti. Bakayoko. 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 Bakayoko però santissimo il cielo, Bakayoko. Attacca lungo la. Attenzione, Parra. Alla via stappa benissimo. Partiamo Herrera. Herrera. Ok. Per Nutella. Bakayoko. Certamente più attesi di questa sfida, non potrebbe essere Bakayoko. Lancio lungo. Sciavirei, niente. Rigore. Rigore, attenzione. C'è rigore. C'è rigore. Batte Nutella. Possono aprire qui le marcature. E gol. E c'è il gol. E Ale. Con sicurezza ha battuto il portiere. 4-4. Ok, 1-0. Totale 4-4. In questo momento abbiamo pareggiato. Abbiamo pareggiato la partita dell'andata, ma è lunga. È lunga, signori. È ancora lunga, la dobbiamo non vincere di più. Allora, dai, signori. Dai, signori. Calma. Attenzione ancora, Sorrentino. Seguire. Oh, benissimo. No. Può andare al tiro e c'è il gol che rimette le cose a posto. Hanno reagito immediatamente. Perso tempo io a giocare la palla. Ecco che ci viene riproposto 1-1. Diamo in vantaggio il Bodø/Glimt nel totale. Coperto bene il proprio palo, la palla si è infilata proprio lì. Con la calma. Sarebbe fallo, però vabbè. Ok. Qua per Rizzo. Rizzo. Per Bakayoko. Ora per Rizzo. Rizzo per Herrera. Occhio al pallone interessante. Sorrentino che prova il cross, ribattuto, niente. Palla che è uscita, si ripartirà. Cosa c'è? Con la rimessa laterale. Ah, ok, giallo per quell'intervento, sembra che stessero dando un altro rigore. Rossa ancora ribattuto. Rimessa con le mani, decisiva la deviazione. Non lì. Vabbè. Prosegue la sua azione. Cross, ma fa. Palla in non out. È vero. Ci sarà rimessa con le mani. Calma. Ma. Era. Bravissimo Rizzo. Questo. Non volevo fare questo, ma va bene lo stesso. Ok. Sanchez. Nutella. Bakayoko, bravissimo. No, arriva per primo qui il portiere che elude. Sciavirei. No. Ok, calma. Qua benissimo. Pizzo. Ci sono mezzi. Lancio lungo per Sciavirei. Sciavirei, niente. Palla ribattuta. Altro rigore. Altro rigore. Calcio di rigore che va bene. Va bene. Ok. Ok. Hanno la possibilità del nuovo vantaggio. Ale. Niente da fare per non so perché non ha angolato. Va bene lo stesso. 2-1. Dai. 2-1. Siamo di nuovo pari nel doppio confronto. Il portiere negli occhi fino all'ultimo. Glaciale. Ma dobbiamo segnare ancora. In una direzione, ha optato per pari la non basta. Un solo gol di vantaggio per vincere non basta. Palla in out. Si porta solo su per entrare. Non basta vincere. Attenzione. Calma. Era no. Cardoso. Perché non mi dava Cardoso? No. Ma. Prova a far salire la squadra. Bravissimo Parra. Una palla, ripartiamo. Parra. Va bene.
palla okay. toccata in out. Ma vabbè, Parra può contare sull'aiuto dei compagni. Parra per Bakayoko. Si mezzo, niente. Parra ancora Bakayoko. Ancora cross in mezzo e ancora palla spazzata via. Parra. Nutella. Rizzo. Bakayoko. Cavirei. Chiuso. Rizzo. Bakayoko. Cross in mezzo. Palla ribattuta in fallo laterale. Siamo lì. Cavirei. No. Grande tackle di non poco incisivo. Possono sorprendere la difesa, c'è spazio. Ma. Ok, Cardoso. Bakayoko. Oh. Provano a portare pericolo dalle parti. Qua dalla ritto. Ora non è possibile, signori, però. Dai. Parra vai a chiudere, no. Pareggio che regge, provano con il tiki. Però tutto social in soccer di finte e contro finte dal Bodo Glimt. Ah. Ok. Ma come è possibile? Non ne facciamo giusto. Calmo, grandissimo Parra. Ok, Bakayoko. E finisce il primo tempo. 2-1. 5-5 nel totale. È dura e lunga qua. Io squadra di nuovo in campo dopo l'intervallo, ok, ce la possiamo fare. Cardoso, Herrera, ora no, alla palla buona. E con questa rete si riportano in parità 2-2. Pareggia il Bodo. Particolarmente fortunato nella circostanza. Il palo stavolta non l'ha aiutato, deviando di fatto la conclusione in rete. Ah, ma tutta sto. Vabbè. Rizzo. Per Herrera. Herrera. Così in mezzo. Centro. Ci pensa lui, lei spazzando. Direi inesistente. Attenzione. Bakayoko tira. Bakayoko tira. Xavirei, parata del portiere. Da pochi passi è riuscito a salvare. Allora, Pier, l'avevo vista già dentro. Ti dico la verità, non so come abbia fatto a toglierla dalla porta. Nutella in mezzo. Xavirei. 3-2. Dai. Grazie a questo gol. Dai. Ci risiamo. Xavirei si sblocca. Rivediamo il corner da qua. Xavirei si sblocca. Una deviazione aerea perfetta. Bene Xavirei. Alle spalle del portiere. Bene Xavirei. Va bene Xavirei. Ok. 3-2. Sul risultato di 3-2. Dai. Non basta, dobbiamo tenerne ancora. Io non oso far cambi adesso perché basso. Cioè, con la seria prospettiva dei supplementari. No, però raga, dai. Che fa passa porta, questo sta maniera. Dai. Per risultare e non sarebbe stata la prima volta. Andà via. Bravo, attento, andà via. Interviene sulla meno male che salvataggio, non so chi l'ha fatto. Vabbè. Possibile. Niente, 3-3. Siamo di nuovo sotto. Una partita fantastica, allora. 3-3 il punteggio. Ok, Herrera. Lo vogliamo mandare via cortesemente? Giallo. Solo giallo. Vabbè. No. Pallone che viene recuperato. Spostato al momento che ho premuto. Fulham che si è rafforzato nelle ultime ore con l'arrivo di questo giocatore finito da tempo nella lista dei desideri dei Cottagers. Calmo, bravissimo. Parra. Partiamo. Nutella. Intelligenza. E anche i compagni impareranno presto ad apprezzarne le qualità dentro e fuori dal campo. Porta palla. Ci volete andare?
ha mai uno buono lì. Prova il tiro. Okay. Conclusione volata. Pericolo tentato. Izzo. Occhio al tentativo. Palla Shavirei. Ok. Shavirei, non c'è nessuno. Rizzo. Tiro di Rizzo. Qui dovevano far meglio. Conclusione da dimenticare. No, hanno fatto tutto bene. Tantissima, però. Dai. Ma non sono riusciti a concretizzare. Fare i cambi. Rizzo. Herrera. Qua. Direi Sorrentino per Rizzo. Prova a giro. Ha provato a piazzarla. Non la colpì. Cambi. Allora, Rizzo oggi non c'è. Viepa. Sulaimana per Bakayoko. E Majcerak, questi tre cambi. Pita come sperava Pier, avanti. Fuori una conclusione che non ha creato problemi al portiere. Serve sta gente qua. Venti minuti per recuperare sta partita. Frost, benissimo. Iepa. Prosegue nella sua corsa. Palla per. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Che cazzo. Ma che fallo? Mandiamo via cortesemente. No, solo giallo. L'arbitro ha avuto dubbi e ha dato il giallo. Decisione che mi trovo d'accordo, Pier. Ora. In mezzo. La mette in mezzo. L'aveva indirizzata bene qui di testa. Possibile. Non ha trovato la porta davvero per poco. Palla fuori. La conclusione è leggermente larga. 74-39. Per me ha fatto il massimo. Cardoso. Testa al mortizzo, che succede? Nostra, va bene, giusto. Cardoso. Ha fischiato il calcio di punizione. Ok. Grande occasione. Iepa. Majcerak, niente. No. Bassi. Ma. Palla al piede. Ci volete andare cortesemente. Palla fuori. Ok, dai. Vai. Copete. Per Parra. Prova a metterla sulla corsa. Ma non è vero. Dai. C'è la bandiera dell'assistente. Dunque fuori gioco. Sembrava aver preso bene il tempo alla difesa. Pierre invece no. Pochi centimetri e lo sforzo vanificato. Anni. Cinque al termine, parità assoluta. È vero. Palla persa. Qua. Ma dai, perché mi sbaglio sempre i passaggi? Ok. Nutella. Cardoso. Iepa. Possono colpire di rimessa. Qua. Dalla di là, Herrera. Non è possibile. Dite niente. Pallone che viene allontanato. Sfiga. Allucinante. Qua. Ok. Si giocherà per almeno altri due minuti. Sorrentino. E passa la Sorrentino. Vantaggio, il gioco prosegue. Vabbè. Riconquistano palla. Vabbè, è finita. Si libera del proprio marcatore. Testa alta, prova il cross. Interrompono bene l'azione. Siamo l'arbitro fuori. Si porta il fischietto alla bocca, decreta la fine del match. Possono festeggiare la qualificazione. Siamo fuori. Inatteso per quelle. Siamo fuori. E sarà Europa League. Just a moment of your time. Vabbè. Vabbè. Che dire? Vabbè, non so che dire, signori. Siamo fuori. E vabbè. Signori, giocheremo per Caffè.
aperte di vari tipi. Ok, li tira offerta. Vabbè, primo torneo. Ricrescita. Ma boh. Allora, ma salterei anche l'ultimo giorno, onestamente. Tanto non abbiamo calciomercato da fare. Andiamo con. Andiamo all'ultimo. Ok. Epa raggiunto il massimo. Qua Pavlovski. No. Ok. Osservatori. Ci porto da Lituania. Elada Petraitis. No. Matas Stankevičius. Direi anche no. Poi. Fiala. Dalla Lettonia. Wilmer Zembergs. No. Lukovs. Serviamo più no che sì. Zarins. No. Cano. O Zolins. No. Certo. Vediamo un po'. Nemecek invece la Polonia ci porta Christian Malinowski. 67 potenziale massimo. Bene. 85. No. Baran. No. Liniak. No. Marek no. 1.100.000 però potenziale bassino. Matteo Sparan 1.94. Vabbè, prendilo. Questo no, va bene. Ok, qua abbiamo offerte per Saul Coco, per Vai, ci abbiamo offerte di ogni modo, di ogni tipo. Partita spostata, mi sa che c'è già anche il sorteggio di Europa League, mi sa, eh. Comunque fatemi vedere le ultime cose dopo che chiudo questa registrazione. Vivaio, fatemi vedere. Ok, Rizal Baran, difensore centrale, un altro difensore centrale. Allora, piano di crescita 52. Allora, difensore centrale. Direttore di centrale che non legge con bassa lettura difensiva non ha motivo d'essere, onestamente. Stopper, ecco questo va bene così. Per il resto, perché... Ah, qua c'è Tobaran, Mateusz Baran. Facciamo sta arretrato, centrocampista difensivo, vabbè, andiamo così. E non è altro questo la difensivo. Qual è la tela difensiva? Equilibrate ancora. Sì, Launius, portiere Launius. Che abbiamo qua? Riflessi. Oh, così. Penso avere altri, va bene. Ok, a posto. Ora mi sa che prendo la torre, me li dimentico. Collo. No, signori, io chiuderei guardando. No, chiuderei guardando Europa League, girone dove siamo. Porto, Stuttgart e Apoel. Non ci voleva il Porto, però Stuttgart e Apoel mi sembra un girone abbastanza fattibile. Così, se quest'anno siamo in Champions, cercheremo di vincere l'Europa League. Allora, quindi detto questo, noi ci salutiamo qua e diamo appuntamento alla prossima.